Tra gli strumenti a corda, diciamo, io ho ricostruito, basandomi esclusivamente su attestazioni chiaramente iconografiche, questo barbidon etrusco. È uno strumento molto antico, stiamo parlando insomma più o meno del VII secolo, VI secolo avanti Cristo. Sette corde, chiaramente rigorosamente in budello, le accordature potevano essere varie, e si suonava con una specie di plettro, una sorta di basso elettrico dell'antichità. E, avendo le corde di budello molto lunghe, diciamo, non ha una sonorità molto, non suona, diciamo, non è un suono potente, per cui veniva utilizzato all'interno, quindi in ambienti chiusi. E invece ci sono, specialmente nel Lazio, a Nemi ad esempio, è conservato nel Museo delle Navi Romane, su un sarcofago è raffigurato questo strumento, che è una pandura, uno strumento utilizzato moltissimo, è sempre raffigurato suonato da donne, diciamo, un barbidon del III secolo d.C., è una sorta, detto anche tricordon, una sorta di colascione dell'antichità, e in effetti è sopravvissuto fino ai primi anni del Novecento. Appunto, il colascione veniva ancora suonato, insomma, nel Lazio, ma anche in altre regioni del nostro meridione. Questa invece è una tibia da sacrificio, una tibia, diciamo, veniva utilizzata proprio durante i sacrifici, e è possibile farla suonare in varie tonalità utilizzando questi anellini, non so se si vede, ruotando, diciamo, questi anelli che io ho riprodotto in ottone, chiaramente originariamente sono in bronzo, e ha un suono, diciamo, molto particolare. Un suono molto basso, insomma, infatti era molto particolare. Invece ho cercato di riprodurre un aulos più legato alla cultura greca.